preso prima della votazione per, la per i componenti effettivi della Commissione elettorale comunale. Prego di distribuire le schede. Ricordo che il sindaco non prende parte alla votazione e che ciascun consigliere dovrà esprimere un solo nome. La votazione tra componenti effettivi e componenti supplenti sarà separata. Invito i consiglieri scrutatori ad avvicinarsi alla presidenza per lo scrutinio. Thank you.
Allora, il risultato della votazione è il seguente. Risultano eletti alla... leggo prima i risultati. Fedrigo voti 6, Calleghero voti 5, Gobbo voti 4, Marusso voti 6, Bianchi 1. Pertanto risultano eletti alla Commissione elettorale comunale i consiglieri Calleghero, Fedrigo in rappresentanza della maggioranza e Marusso in rappresentanza della minoranza. Procediamo con le stesse modalità alla votazione dei membri supplenti. Invito cortesemente a distribuire le schede. Grazie.
ancora l'esito del voto è il seguente: Salvestroni voti 2, Carpenedo voti 9, Morosin voti 5, Gobbo voti 5, Fingolo voti 1. Pertanto sono proclamo eletti a membri supplenti della Commissione elettorale comunale i consiglieri Carpenedo e Morosin per la maggioranza e Gobbo per la minoranza. Stante l'urgenza del provvedimento, invito i colleghi a votare l'immediata eseguibilità in forma palese per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva all'unanimità. Dichiaro pertanto quindi votanti 22, voti favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0. Dichiaro pertanto la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Passiamo ora al punto 8, nomina delle commissioni consigliari ordinarie. Ricordo che l'articolo 39 del Consiglio Comunale prevede siano costituite con funzioni consultive le seguenti quattro commissioni consigliari: Commissione prima, personale, bilancio, attività economiche; Commissione seconda, uso e assetto del territorio; Commissione terza, servizi alla persona nei settori sociale, sanitario, culturale, sportivo e della pubblica istruzione; Commissione quarta, lavori pubblici, ecologia e difesa dell'ambiente. L'articolo 40 del regolamento del Consiglio Comunale prevede che le commissioni siano composte da consiglieri comunali e vengono nominate con criterio proporzionale dal Consiglio Comunale, con votazione palese a maggioranza dei componenti assegnati. Ogni commissione è composta da un numero di consiglieri tale che il numero complessivo dei voti rappresentati corrisponda al numero totale dei consiglieri, escluso il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale. Al fine di assicurare la partecipazione di ogni gruppo consigliare alle attività delle commissioni, ove un gruppo consigliare non sia rappresentato in una o più commissioni, verrà designato il capogruppo o altro consigliere a farne parte, a pieno titolo, con diritto di parola e di voto. Ricordo infine che, sempre in base all'articolo 40 del regolamento, ogni gruppo consigliare propone al Presidente del Consiglio Comunale gli incarichi di commissione relativi ai componenti del proprio gruppo. In base alle designazioni, il Presidente formula all'Assemblea la proposta complessiva, che può essere difforme dalle singole proposte presentate in caso di non coincidenza con il numero di componenti assegnati alle singole. Va tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento del Consiglio Comunale, ogni consigliere prende parte di norma ai lavori di due commissioni, la Presidenza ha raccolto le seguenti designazioni fornite dai capigruppo consigliari. Commissione prima, Gruppo Partito Democratico. Componenti: Bottosso, Marin, Terzariol, Puppin. Gruppo Lista Civica, Scegli Civica per Teresa il Sindaco, componente Boccato. Gruppo San Donà di Piave, Città Insieme, Morosin. Gruppo Popolo delle Libertà, componente Calgaro. Per quanto riguarda la lista civica con Francesca Zaccariotto, in base al comma 4 dell'articolo 40, non essendo presente in questa seduta consigliare alcun componente del gruppo, abbiamo applicato questo regolamento, abbiamo inserito il consigliere Zaccariotto in ogni commissione. Quindi lista civica con Francesca Zaccariotto per Smart City, Zaccariotto. Lega Nord, Fogliani. Scelta civica con Corradini Sindaco, Marusso. Movimento 5 Stelle, Salvestroni. Commissione seconda. Gruppo Partito Democratico. Veronese, Fedrigo, Puppin. Gruppo lista civica, Scegli Civica per Ceresar Sindaco, Perissinotto. Gruppo San Donà di Piave, Città Insieme, La Spanti. Gruppo Popolo delle Libertà, Contarin. Gruppo Lista Civica con Francesca Zaccariotto per Smart City, Zaccariotto. Per lo stesso discorso di prima. Lega Nord, Fogliani. Lista Civica, Scelta Civica con Corradini Sindaco, Marusso. Movimento 5 Stelle, Salvestroni. Commissione terza, Gruppo Partito Democratico. Terzariol, Polarti, Carpenedo, Fedrigo. Gruppo Lista Civica, Scegli Civica per Ceresar Sindaco, Caleguer e Boccato. Gruppo San Donà di Piave, Città Insieme, Morosin. Gruppo Popolo delle Libertà, Gobbo. Gruppo Lista Civica con Francesca Zaccariotto per Smart City, Zaccariotto.
Lega Nordica Veneta San Donà Fogliani, lista civica Scegli Civica con Corradini sindaco Marusso, Movimento 5 Stelle Salvestroni. Allora scusate perché. Allora, naturalmente in tutte le commissioni è presente anche il consigliere Fingolo in qualità di capogruppo del gruppo Noi Persone Non Arrabbiate. Commissione quarta, gruppo Partito Democratico Polacchi, Marin, Carpenedo, gruppo Lista Civica, Scegli Civica per Ceresar Sindaco Calleguer, gruppo Sardegna di Piave, Città Insieme, La Spanti, gruppo Popolo delle Libertà, Gobbo, gruppo Lista Civica con Francesca Zaccariotto, Presma City, Zaccariotto, gruppo Lega Nord, Liga Veneta, Sandonà, Fogliani, Lista Civica, Scelta Civica con Corradini Sindaco, Marusso, Movimento 5 Stelle, Salvestroni, scusate, e Lista Civica, Noi Persone di Piave, Prego, consigliere Vado. Volevo informare i miei elettori, coloro che mi hanno eletto, che io non so se avete fatto caso, il nome Babbo non è in nessuna commissione. La sottoscritta si impegna a lavorare, come sempre ha fatto, con il suo massimo impegno in consiglio comunale. E quindi questa è stata la mia scelta ed ecco perché non sono presente in nessuna commissione. Quindi lavorerò con il massimo impegno in ogni consiglio comunale e in ogni cosa che il consiglio, il sindaco e la giunta porteranno. Quindi sarò una attenta e scrupolosa osservatrice. Grazie. Allora, viste le designazioni pervenute che ho testa letto, invito a procedere alla votazione in forma palese per alzata di mano della nomina dei componenti delle commissioni consigliari ordinarie, così come appena elencate. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, presenti 23, votanti 23, voti favorevoli 22, voti contrari 0, astenuti 1. Consiglio approva. Stante l'urgenza del provvedimento, invito i colleghi a votare l'immediata eseguibilità in forma palese per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Presenti 23, votanti 23, voti favorevoli 22, contrari 0, astenuti 1. Il Consiglio approva. Dichiaro pertanto la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Per quanto riguarda, passiamo al punto 9 e ultimo dell'ordine del giorno, nomina Commissione Permanente per lo Statuto e i Regolamenti. Allora, in questo caso, dal momento che non è stato trovato un accordo sulla nomina, sull'elezione della Commissione, visto che un gruppo consigliare non è presente in questo Consiglio e non possiamo fare come abbiamo fatto per le commissioni ordinarie perché lo Statuto non ce lo consente, io proporrei di rinviare alla prossima seduta la votazione su questo ultimo punto. Votiamo il rinvio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, quindi rinviamo all'unanimità, rinviamo quest'ultimo, la deliberazione su quest'ultimo punto al prossimo Consiglio. Allora, non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Prima di dichiarare la seduta conclusa vorrei ricordare alcune cose. La prima è, ricordo ai signori consiglieri di compilare i documenti contenuti nella cartellina blu che è stata fornita gentilmente dall'Ufficio Affari Istituzionali, in cui ci sono delle dichiarazioni da compilare. Lo stesso Ufficio Affari Istituzionali ricorda ai consiglieri di passare per l'attivazione della password per entrare nell'area riservata ai consiglieri del sito comunale, del sito internet del comune.
Terza e ultima cosa che ricordo ai cittadini, che il giorno in cui è prevista la seduta del Consiglio esposta sui pennoni di Piazza Indipendenza da Magliare del Comune di San Donà, per cui quando avete la bandiera, insomma, sapete che c'è il Consiglio e speriamo che la partecipazione sia numerosa come quella di stasera. Capogruppo Contarini. Sì, Presidente, se cortesemente, visto che non è presente in cartellina, è possibile avere l'elenco degli assessori con le materie attribuite e il numero di cellulare di servizio per tutti i consiglieri, credo sarà, oltre che quello del sindaco, sarà importante, insomma, poterlo avere a disposizione. Mandiamo l'affare istituzionale, lo manderà via email a tutti i consiglieri. Bene, buona serata a tutti e grazie.